Ditemi se è normale spostare un cadavere. Ti lascio un attimo qui, arrivo subito. Chi sposta i cadaveri, vi prego, ditemi. È la terza volta che lo trovo qui il cadavere. Chi è che si prende tutta la briga di prendere il cadavere e di metterlo al suo posto? No, davvero, c'è qualche necrofilo in giro che prende questi cadaveri e li porta a spasso. Cioè, non sapevo, non mi ricordo se era morto, forse era solo svenuto. Sono questi i problemi di fare i giochi a puntate. Provo a lasciare lì il cadavere davanti a quel tizio, magari se ne accorge. No, mi ha visto, cosa? Ah ah, l'ha visto alla fine. A tutte le guardie del piano 7, abbiamo rilevato i segni di una presenza ostile. Ricevuto, effettueremo subito una perlustrazione. È il momento giusto per agire. Scosto qua. Aspetta, magari se le guardie arrivano. Restiamo più indietro perché magari possono venire da qui. No, perfetto, ma tutte dritte. Perfetto, perfetto. Oh, non chiedo di meglio, grazie. Ah ah. E il gioco è fatto! Ehi, fermo con quella lama! Non ho intenzione di opporre resistenza! Oh, finalmente uno che ragiona qui dentro! Ci serve il pasto di livello 8. Sappiamo che ce l'hai tu. Sì, certo, nessun problema, ecco qui! Ho tenuto il pasto 9, ehi, ti ho chiesto quello 8! Non posso dire che non sia stato furbo evitare di metterti contro di noi, ma... lasciatelo dire, fossi in te tornerei a casa e mi sotterrerei fino a riemergere in Cina. Cosa cavolo dici, Ethan? Oh, mi dimentico sempre che la Cina è a pochi passi da qui. Siamo in Giappone, sai Ethan? Per aver scelto l'approccio furtivo ottieni un bonus di 2000 crediti. Cavolo, sono una marea. Grazie, grazie mille. Mi raccomando Tomoko, evitiamo altre sorprese come quella di prima. Comincio a detestare gli ascensori. Io comincio a detestare te. Se non fosse stato per te, adesso sarei ancora sotto copertura. Scusami, non è mica colpa tua se vai in giro per i bar peggiori frequentati a mezzanotte. Proprio bel tempismo, grazie. 12. Non dimmi che il piano dove devo andare. 12, tesoro mio. Chi sta parlando? Ah, si chiama così, 12. Fammi indovinare, il 12° figlio. No, se così non ha per niente senso. Che razza di nome è 12? Purtroppo ho una brutta notizia da darti. Si tratta del nostro Tomoko. È diventata una persona cattiva. Tomoko, no, non è possibile. La verità, amore. Puoi vedere tu stesso cosa ha fatto il tuo castello. Castello? Castello? Quale castello? Da quando siamo un castello? Non vedi? L'ho riempito di ragni. È stata proprio lei. Ma che cavolo stai dicendo? Ragni. Odio ragni. Lo so, tesoro. Ma tu sai anche cosa odiano loro, vero? Il fuoco. Bravissimo. Bene, allora sai cosa fare, giusto? Sì. Brucerò gli insetti per te, mamma. E poi... poi magari anche le castelle. Poi brucerà anche la mamma, speriamo. Ma come? Sono 12. E sono iper lento. Vabbè, uccidiamo questi ragni. Cosa? Non sono ragni quelli. Non ha senso. Ma intanto potenziamo gli attacchi fire reset. Perfetto. Vabbè, sono cisti ragni. Non fanno troppo male. Vai, danni di fuoco a tutti. Già morto. Vabbè dai, sono cisti ragni. Vittoria. Io brucerò tutti i ragni e poi... e poi la casa, sì, l'hai già detto. Cioè no, l'ho già detto io, ma l'hai già detto. Non ho ancora capito cosa ci fa qui un castello. Bravo, 12. Cosa ne dici di congelarne qualcuno, ora? Mi servono per i miei esperimenti. Sì, sei tutta una scuta, lì in verità vuole farci dei gelati. Gelati Ikea al gusto di ragno, non so chi li mangerebbe, ma... comunque è sempre marketing, solita roba. No, non sto facendo pubblicità occulta, ho solo fame.
Io brucerò tutti i danni e poi... E poi brucerò la casa, sì, te l'ho già fatto dire 5 volte. Sei bravissimo, come sempre, tesoro. Ora finisci il lavoro per la mamma. Sì. Brucerò tutti i ragni e poi... E poi cosa? Io brucerò tutti i ragni e poi... E poi, e poi, e poi, sempre poi. Hai rotto con queste poi. Ok, questa roba di vincere al primo colpo mi dà leggermente... Ah, è rimasto uno vivo, che bello. Dovrei un po' meditare perché ho poco mana. Ancora, medita ancora. E ancora. Ok, sto da... Mettilo a fuoco. Pa. Vinto. Io brucio tutti i ragni. E poi... Basta. Ancora ragni, basta. Bruciate. Direttamente, senza neanche il combattimento. Vabbè, dai, già un passo avanti. Sei il figlio migliore che una madre possa desiderare. Ma non è ancora ora di riposarsi. Sei pronto a uscire dal tuo castello? 12? Io brucerò il castello. No, vabbè, basta. Questo castello è finto? Io ho bruciato tutti i ragni. E ora... Voglio sapere cosa succede dopo l'ora. Ah, ora brucerò Tomoko. Ok, adesso ho capito. Cioè diceva bruciare tutti i ragni e ora, e ora, e ora, e ora, e ora. Non vedevo l'ora di sapere cosa diceva dopo l'ora. Tomoko, ok, bastava sapere questo. Bastava dirlo prima. Vabbè, ok, basta. Ottavo piano. Dobbiamo perquisire l'ufficio di Sakamoto. Facciamo attenzione. E lo perquisiremo nel prossimo episodio. A meno che non abbia sbagliato di editare il video. E adesso praticamente questa parte è a metà video. Perché non riesco a far coincidere perfettamente gli episodi nel tempo. Quindi forse questa parte non sarà la fine. Ma se c'è, ci sarà.